Dopo ore e ore di studio solitario, finalmente incontrate un madrelingua italiano in un bar. Oppure avete un appuntamento con un ragazzo o una ragazza italiana e volete mettere in mostra il vostro italiano. Ma quando siete lì, la vostra mente si svuota e non avete idea di che cosa dire. In questo video risolveremo questo problema con più di 30 frasi per iniziare una conversazione in italiano. Ciao a tutti e benvenuti. Sono Mattia di Lingua Franca. Se vi interessano la lingua italiana e le lingue in generale, non dimenticatevi di iscrivervi al canale così da non perdervi i prossimi video. Oggi vi insegnerò più di 30 frasi che potrete utilizzare per cominciare una conversazione con chiunque parli italiano. Cominciamo subito con alcune frasi che iniziano con raccontami. Raccontami del tuo lavoro. Raccontami delle tue ultime vacanze. Raccontami cosa hai fatto ultimamente. Raccontami del tuo nuovo fidanzato. Raccontami com'è andata la festa. Naturalmente, dopo la parola raccontami, potrete inserire qualsiasi altra cosa vogliate sapere. Le frasi che iniziano con raccontami lasciano molta libertà alla persona con cui state parlando, che potrà quindi rispondere con una frase lunga e dettagliata o con una frase più breve. È un ottimo modo per iniziare una conversazione se non avete domande più precise da fare. Le prossime frasi sono delle domande vere e proprie e cominciano con hai. Hai animali? Hai figli? Hai visto il Signore degli Anelli? Hai fratelli o sorelle? In questo caso, naturalmente, la risposta potrebbe essere più breve. Se vi rispondono solo sì o un cane, potete sempre ottenere altre informazioni aggiungendo raccontami del tuo cane. Un altro modo per iniziare una conversazione è chiedere alla persona con cui stiamo parlando cosa preferisca. Per farlo, possiamo costruire la domanda con la struttura qual è il tuo qualcosa preferito? Qual è il tuo film preferito? Qual è il tuo paese preferito? Quali sono i tuoi piatti preferiti? Qual è la tua cantante preferita? Con queste domande potete scoprire cosa piace all'altra persona in qualsiasi campo. Se invece volete chiedere più nello specifico cosa preferisca tra due opzioni, potete farlo molto semplicemente con la forma preferisci una cosa o l'altra? Preferisci la pasta o la pizza? Preferisci il mare o la montagna? Preferisci la birra o il vino? Preferisci i cani o i gatti? Preferisci gli alberghi o i campeggi? Anche in questo caso, sostituendo le parole in base alla persona, potete formare moltissime frasi diverse. Quando invece volete sapere quali siano le idee di una persona su un argomento, potete chiedere cosa ne pensi? Cosa ne pensi dell'Italia? Cosa ne pensi di Trump? Cosa ne pensi del film Gomorra? Cosa ne pensi di questo bar? Se volete scoprire i gusti della persona con cui state parlando, potete sempre fare una domanda che inizia con ti piace? Ti piace la musica rock? Ti piacciono le torte? Ti piace il vino? Ti piace prendere l'aereo? Ti piace viaggiare? Come vedete,
potete scoprire moltissimo di una persona con delle domande molto semplici. Ora vediamo alcune frasi molto diverse tra loro che potrebbero esservi utili per continuare una conversazione. Hai progetti per le prossime vacanze? Sei mai stata in Giappone? Cosa ti piace fare nel tempo libero? Qual è stata la vacanza più bella che hai fatto? Hai mai vissuto all'estero? Da quanto tempo vivi in questa città? Ricordatevi sempre che il miglior modo per continuare una conversazione è ascoltare l'altra persona e seguire il flusso degli argomenti. Quindi l'obiettivo non è ovviamente imparare tutte queste frasi a memoria e poi ripeterle una dopo l'altra. Il modo migliore di usare questo elenco è di imparare 4 o 5 frasi, quelle che vi piacciono di più o pensate che siano più adatte a voi, e usarle per iniziare a parlare di qualcosa con qualcuno. Non dimenticatevi di far sapere all'altra persona che state imparando l'italiano e che vorreste parlare in questa lingua. E se vi sentite in imbarazzo perché ancora non sapete parlare bene l'italiano, vi consiglio di guardare subito questo video perché sicuramente vi aiuterà. Per oggi è tutto. Ci vediamo nel prossimo video. Buon italiano a tutti!